Il primo problema grosso è quello di modificare il decreto aiuti bis, lo può fare solo il governo. Inizia l'esame parlamentare domani, il 6 si chiude in Senato il dibattito, quindi è il governo che deve intervenire. Si è dimenticato della scuola, ha parlato solo di scuola per il docente esperto, ma non è quello che bisogna alla scuola. La scuola ha bisogno di un organico aggiuntivo, la scuola ha bisogno della conferma di quei 40.000 che hanno lavorato l'anno scorso tra docenti e amministrativi per affrontare la sfida del Covid, contagi che ci sono quest'anno, a cui si aggiunge la crisi ucraina, che è una crisi umana, energetica, e a cui si aggiunge anche il problema della spesa del PNRR. Quindi la scuola ha bisogno di questo organico per riaprire. E poi la scuola ha il dovere di integrare le attuali graduatorie del concorso straordinario bis con tutti quei precari che sono stati esclusi dalle graduatorie non perché non meritano, ma perché lo Stato non ha bandito tutti i posti, quindi ha bandito solo una parte dei posti vacanti e disponibili, e quindi sono fuori, verranno chiamati come supplenti, ed è un qualcosa che l'Europa ci denuncia. Il docente esperto dalla norma deve essere stralciata, perché? Perché nel decreto aiuti bis si parlava di aiuti e di aiuti legati all'emergenza. Allora, il docente esperto invece è una scelta politica, sistemica, che riguarderà un qualcosa fra 10 anni, ovviamente, che noi non condividiamo, prima di andare ad affrontare gli altri problemi che hanno i nostri insegnanti, cioè quella di una mortificazione dei salari, una povertà sempre più diffusa per gli stipendi che sono lontani dall'inflazione. Allora, certamente dopo 40 mesi e di più di scadenza del contratto non si può andare a dire che solo 8.000 fra 10 anni prenderanno 5.000 euro in più. Dovremmo cominciare a dare 5.000 euro in più a ognuno che insegna nelle nostre scuole, cominciando a garantire la parità di trattamento tra personale precario e personale di ruolo, senza dimenticare il personale amministrativo, che è il vero assente di questa legislatura che si sta chiudendo. Disastrosa, in molti di RSU, ma anche dirigenti scolastici, ci scrivono e ci chiedono com'è possibile, come faremo a riaprire le scuole il 1° settembre. Noi questa risposta la giriamo al governo. Siamo convinti che dopo questa manifestazione di oggi il ministro Bianchi, il presidente Draghi possano veramente riflettere bene dove trovare queste risorse aggiuntive. Servono 400 milioni per confermare questo organico il 1° settembre. È un qualcosa senza il quale purtroppo non possiamo affrontare tutte le sfide che abbiamo oggi e che la scuola invece deve affrontare con serietà e giustizia. Sì, abbiamo presentato questo manifesto, un manifesto in 13 punti, 13 punti che sono 13 punti di priorità, 13 punti che sono anche 13 punti di soluzioni, di analisi, di individuazione dei problemi e di soluzioni sul dimensionamento, sugli organici, sulla mobilità, sul reclutamento, sulla formazione, veramente tanti tanti temi, non troppi perché sono 13, ma che dovranno essere affrontati dal legislatore. E poi ne abbiamo fatto uno per il personale ATA, specifico proprio perché è stato dimenticato in questa legislatura, anche lì con delle soluzioni e dei problemi che vogliamo affrontare. L'unica cosa importante è cominciare a discutere ora con tutti i partiti politici, tutti i rappresentanti. Li faremo nei prossimi giorni già con un confronto online con tutti i candidati di tutti i partiti o della maggior parte di essi, e poi ovviamente li incontreremo nel territorio. Perché? Perché non vogliamo che si parli di scuola solo durante le elezioni, ma che si continui a parlare di scuola dopo, con chi verrà eletto, perché il legislatore finalmente faccia quelle scelte per costruire una scuola più giusta.